Maurizio Cattelan è un autodidatta. Si afferma come dissacratore delle convenzioni di ogni regola del mondo dell'arte contemporanea. Nel 1984 espone nelle prime mostre tra Faenza, Forlì e Bologna. Attraverso le sue installazioni, sculture, azioni e performance si prende gioco del mondo dell'arte e dei suoi paradossi. Critica le politiche, le gerarchie sociali, gli interessi economici che dominano la vita contemporanea. Maurizio Cattelan è un autodidatta. Dissacratore delle convenzioni. Un esempio è Stadium del 1991, un lungo tavolo da calcetto balilla dove si fronteggiano due squadre, una formata da 11 uomini bianchi e italiani e l'altra da 11 uomini di colore, che indossano la divisa con un finto sponsor dal nome Raus. Lo slogan con cui i nazisti appellavano i prigionieri politici o razziali. È un lavoro politicamente scorretto e un progetto tinto da uno spirito provocatorio. Ma il 1999 è l'anno della consacrazione vera e propria, con l'opera La Nona Ora, che raffigura il Papa Giovanni Paolo II morente a terra, colpito da un meteorite. Espone a diverse biennali di Venezia, in numerosi musei, e le sue opere entrano a fare parte delle più prestigiose collezioni private e pubbliche. A Milano, nel 2010, viene installata a Piazza Affari l'opera dal titolo Love, acronimo di libertà, libertà, odio, libertà, vendetta, odio, eternità. Una mano intenta nel saluto fascista, ma con tutte le dita mozzate, come se erose dal tempo, eccetto il dito medio. Maurizio Cattelan è un autodidatta. Si afferma come dissacratore delle convenzioni di ogni regola del mondo dell'arte contemporanea. Alla prossima puntata.